Fervono i preparativi sulla nuova fiction sulla Tigre della Malesia. Sandokan con Kenny Aman si farà. Le riprese del remake della serie anni 70 dovevano partire la scorsa estate, ma per altri impegni dell'attore turco sono slittate al prossimo anno. A pesare sullo slittamento dei lavori Pure la fitta agenda di Luca Argentero, alle prese con la seconda stagione di Doc nelle tue mani. In attesa del primo Chuck, il settimanale di Più TV ha fornito una novità sul progetto che è molto atteso dal pubblico italiano, pare che nel cast ci sarà anche Raul Bova. A quanto pare l'attore 50enne è stato scelto dalla produzione per ricoprire la parte del colonnello William Fitzgerald, il cattivo della serie nonché nemico di Sandokan. Raul Bova sarebbe stato scelto alla fine al posto di Alessandro Preziosi. Non si conoscono i motivi di questa decisione, ma Bova sta già lavorando con la Lux Vide, la società che produce Sandokan, alla nuova stagione di Don Matteo. A confermare l'ultimo gossip, la foto apparsa di recente sui social network che vede protagonisti Raul Bova, Kenny Aman e Luca Argentero. I tre posano sorridenti davanti all'obiettivo, pronti a condividere questo nuovo progetto televisivo. Lo stesso scatto ha messo a tacere le male lingue che sussurravano di una presunta rivalità tra Ken e Argentero. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.